È il 2008, stai lavorando alla tua startup da più di un anno, ma le cose non funzionano e ti sei dato 3 mesi di tempo per cambiare rotta, per far cambiare le cose o lasciar perdere tutto. Il tuo nome è Brian Chesky, la startup si chiama Airbnb e ad oggi è valutata a più di 75 miliardi di dollari. C'è tantissimo da dire sulla storia di Airbnb e ve la racconto da 0 a 10 miliardi di valutazione su Rapido, il canale che ho in inglese dove parlo di startup, quindi se volete andarlo a vedere assolutamente link in descrizione, nelle schede, ma oggi vi parlo di un momento specifico della loro storia, il momento in cui si sono salvati grazie alla produzione di cereali. So che sembra assurdo, anche scrivendo il video appunto per il canale di Rapido con Alessio, ci siamo resi conto che la storia di Airbnb è fatta principalmente di momenti non scalabili in cui facevano azioni manuali che sembravano senza senso, quindi un misto veramente di lavoro duro ma soprattutto testardaggine, di pazzia, e questa storia assolutamente ne è l'esempio perfetto. Come dicevamo, nel 2008 Airbnb era una startup che stava faticando tantissimo a validare il proprio prodotto, a validare la propria idea, non riuscivano ad attrarre un grande quantitativo di persone e stavano finendo i soldi, avevano addirittura dei debiti con la banca. Continuavano ad avere qualche successo qua e là, in particolare grazie ad eventi, uno dei motivi per cui poi l'idea era nata, quindi quando c'erano grandi convegni, grandi conferenze, riuscivano ad attrarre delle prenotazioni sulla piattaforma perché gli hotel erano tutti pieni. Uno dei momenti più importanti per la storia di Airbnb, e non solo, è stato quello della conferenza dei democratici, politici democratici americani del 2008, quella a Denver in particolare, l'anno in cui poi Obama eventualmente sarà eletto, per questo è un evento che diciamo trascende la storia di Airbnb. Grazie ad alcune collaborazioni con piccoli blogger, con giornali locali, erano riusciti a ricevere un buon numero di prenotazioni sulla loro piattaforma. Forti dei nuovi 80 clienti che hanno ricevuto attraverso tutte queste azioni, pensano anche di replicare questo schema alla conferenza repubblicana invece questa volta, dove dopo tanto lavoro con un modello che avevano già testato riescono a ricevere la bellezza di 2 prenotazioni, quindi anche lì di nuovo si tratta di tantissimi processi manuali e testardaggine del fare qualcosa e poi avere la sfiga del riprovarla ma non vederla funzionare, perché è un target diverso. Chiaramente i democratici sono molto più avvezzi magari a un prodotto come Airbnb nel 2008 rispetto ai repubblicani, almeno quelli hardcore che vanno alle conferenze. L'azienda si trova nuovamente in difficoltà, non sanno bene cosa fare. Al centro, al cuore di Airbnb c'è il design. I fondatori sono esperti di design, è uno degli aspetti che li ha sempre contraddistinti come azienda, come brand, poi specie nel futuro questa diventerà una componente importante, penso una delle poche aziende ad aver creato il proprio logo, almeno aziende tech, e quindi decidono di disegnare e poi eventualmente vendere una scatola di cereali, più scatole di cereali, dedicate alle elezioni. In particolare una dedicata al candidato democratico Obama e l'altro dedicato al candidato repubblicano McCain. Grazie a questi Obama O's and Captain McCain riescono a racimolare $30,000 di vendita. Queste scatole erano vendute alla bellezza di $40 l'una, ma in qualche modo sono andate virali e sono riuscite a saldare il debito di $10,000 che avevano con la banca e anche a generare un po' di trazione. La trazione più importante in realtà data da questo evento non è stato tanto l'influsso di cassa dei $20,000, ma la fiducia che questa testardaggine gli ha garantito da parte di un certo Paul Graham. Paul Graham all'epoca era ancora il CEO di Y Combinator, nonché fondatore. Lui in realtà non era assolutamente convinto dal modello di business di Airbnb, era un forte critico anzi di quello che della loro idea, di quello che stavano facendo, come tanti pensava che nessuno avrebbe voluto dormire in casa di altri, ma è stato convinto proprio dalla loro forza di volontà, dal fatto che siano riusciti a vendere $30,000 di cereali pur di rimanere a galla. Poi grazie a questo sono riusciti a entrare in Y Combinator, hanno sicuramente appreso tanto, hanno espanso il loro network, hanno ricevuto un'ulteriore validazione del fatto che sia importante fare cose che non scalano prima ancora di pensare appunto a come crescere, come scalare. Eventualmente poi hanno creato quel percorso che oggi li porta a essere uno dei più grandi casi di successo della Silicon Valley degli ultimi anni. Io spero che questo video vi abbia divertito, vi abbia intrattenuto, vi sia stato utile. Vi ricordo ancora che per tutta la storia, con molti più dettagli, molti più momenti, potete dirigervi sul canale di Rapido. E noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video, specie se vi iscrivete e mettete mi piace, così che YouTube sa di farvelo vedere. Ciao ciao!